Chi è il mental coach? Che cosa fa un mental coach? E può essere d'aiuto per noi runner? Nelle ultime manifestazioni internazionali i nostri atleti hanno ringraziato con la medaglia al collo il mental coach, una figura diventata sempre più importante. Oggi vogliamo capire qual è il loro ruolo, come lavorano e cosa possono fare nella vita di un campione. Alessandra Mattioni, che ha allenato come mental coach, allenamento mentale, i campioni come Antonella Palmisano, Leonardo Fabbri, Fortunato, tantissimi giocatori della nazionale di pallavolo e di tantissimi sport, motociclismo e altri campioni dell'atletica, oggi è qui ospite a Storia di Runner 451 proprio per parlarci di questo. Ma Marco, prima di introdurre Alessandra, permettimi di ringraziare LBM Sport, che da più di 40 anni mette le scarpe a tutta Roma, e tu lo sai bene, perché ci sostiene nella produzione di Storia di Runner 451 e soprattutto fa un regalo a tutti i nostri follower. Potete leggere il codice sconto, il 30%, valido solo sullo store online, fornitissimo di tantissimi brand che potete utilizzare per i vostri acquisti. Fate un giro sul sito, se siete a Roma fate il giro anche in negozio, però fate il giro sul sito, utilizzate il codice e troverete sicuramente la vostra soluzione per le scarpe. Marco, però ora diamo il benvenuto ad Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao, ciao, grazie. Grazie a te, grazie a te. Beh, partiamo subito, visto che abbiamo creato suspense all'inizio della nostra puntata sul ma che cosa fanno i mental coach. Rispondici tu, che cosa fa un mental coach con i suoi allenati, con i suoi atleti, e come, diciamo, la tua giornata è piena o no? Sì, immagino di sì. Sì, che piena. Sì, ci sono periodi e periodi, anche se un allenatore come me che segue tanti tipi di sport praticamente potrebbe non andare mai in ferie, perché costantemente ci sono campionati del mondo, ci sono eventi in vari momenti delle stagioni, quindi se io dovessi dar retta al mio cuore e alle richieste degli atleti non dovrei mai andare in ferie. Le giornate sono piene perché gli atleti spesso, oltre all'allenamento standard, che è quello che gli aiuta a creare una nuova capacità di orientarsi nel loro mondo interiore, perché essenzialmente quello che fa un mental coach è aiutare l'atleta a conoscersi e ad essere più libero. Libero da cosa? Da quelle che sono le gabbie più forti per l'essere umano, i propri pensieri, le proprie emozioni, se non le conosci. Perché l'essere umano è perfetto, però purtroppo, come dico spesso, non abbiamo il libretto delle istruzioni e quindi cerchiamo di orientarci per come abbiamo conosciuto la gestione emozionale, la gestione della motivazione, della concentrazione, dalle figure di riferimento o dagli allenatori o dalle persone che ci danno indicazioni in questi ambiti. E non sempre quello che sappiamo fare è ciò che è funzionale alla nostra prestazione. Allora l'atleta si rivolge all'allenatore mentale o mental coach e gli chiede di aiutarlo a ottimizzare la prestazione. Una delle cose più interessanti è che inizialmente ci chiamavano soltanto gli atleti in crisi, gli atleti che non riuscivano ad avere la prestazione sognata o desiderata. Molto spesso ci chiamavano i genitori, altre volte gli allenatori o i dirigenti. Oggi molte volte siamo chiamati per portare gli atleti a esprimersi a un livello nettamente superiore, quindi ad entrare in stato di flow o transagonistica, e quindi magari hanno già delle prestazioni di livello, però desiderano andare a un livello superiore. Questo è quello che ci chiedono. Come lo facciamo? Con tante tecniche. Ce ne sono tantissime, spessissimo sono gruppi di strategie che il mental coach insegna all'atleta. Una cosa che ci tengo a dire, spesso mi chiamano per dire ci fai da motivatore, motiva questo atleta. L'atleta non ha bisogno di un motivatore esterno, possiamo farlo per un breve periodo, finché l'atleta non si conosce, non si allena e diventa il proprio motivatore. Addirittura dovrebbe diventare il proprio coach, cioè automotivarsi, gestirsi e sapere esattamente cosa fare anche durante la prestazione. Poi, nei momenti clou, nei momenti delicati, nei momenti sfidanti, magari richiamare di nuovo il mental coach. Sì, stavo
pensavo a questa cosa che hai detto dell'allenatore mentale, che lo rende, ti rende molto più vicino a quello che è l'allenamento. Il mental coach passa in un modo un po' diverso, lo concretizzi di più, e probabilmente è questo quello che è mancato nei precedenti anni, quando non c'era questa figura. E allora il pensiero era: come era 30 anni fa l'approccio all'allenamento mentale, o se qualcuno ci pensava e non lo chiamava così, o magari non c'era proprio questa figura. Cos'è cambiato negli ultimi anni, secondo te, per arrivare ad avere l'allenatore mentale? Innanzitutto le neuroscienze. Le neuroscienze ci stanno regalando delle chiavi di lettura estremamente potenti, che prima non si conoscevano, per cui l'atleta prima andava per prova e per errore. C'erano le giornate in cui riusciva tutto così, non lo chiamava transagonistica, non sapeva neanche cosa era accaduto, di solito pregava perché fosse la giornata giusta, e spesso questo accadeva, altre volte no. Poi c'erano allenatori illuminati, tipo penso all'allenatore di Michael Phelps, che notoriamente è stato tra gli atleti più vincenti, semplicemente per aiutarlo a gestire un problema di iperattivazione dell'attenzione, ok? Lo invitava a registrare una cassetta, ok? Una cassetta dove lui si immaginava la sua prestazione eccellente, se non perfetta, ok? E quindi bastava che Michael si mettesse sui blocchi e lui gli gridava: Michael, metti la cassetta. Lui cominciava ad immaginare e si ricordava quello che aveva creato come visualizzazione, come neuroni anticipatori, la sua gara ideale, e la eseguiva. Poi Michael ha imparato a farlo in autonomia, non aveva più bisogno che glielo dicesse l'allenatore. Negli anni 80 le grandi nazionali nelle Olimpiadi di quel periodo hanno usato molto la visualizzazione, ma la visualizzazione è soltanto uno dei pochissimi strumenti che si possono usare per l'allenamento mentale. Soprattutto oggi sempre le neuroscienze ci stanno indicando le possibilità di fare visualizzazioni in tripla codifica, visualizzazioni associandole alle emozioni, e per cui tutto questo diventa molto 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 più potente. Ti chiedo, Alessandro, prima di chiederti come si diventa mental coach, perché magari qualcuno che ci sta ascoltando vuole fare il tuo percorso professionale o ci vuole provare, e sì, poi magari daremo anche qualche consiglio pratico, se vuoi, ai runner amatoriali che trovano difficoltà, a volte forse anche più dei professionisti, possono avere meno tensioni, ma ti assicuro che tanti sì, vivono le gare come le vivono, come se fossero le Olimpiadi. Ti chiedo... Sì, ho seguito dei runner bene, dopo approfondiamo, ma ti chiedo questa cosa: si parla tanto di mente, no? Io, sia nel mio libro ma in tanti video su Runner 451, faccio dei contenuti dove dico: smettiamola di parlare di mente e corpo, perché non sono staccati, cioè tante volte abbiamo l'ansia e ci viene mal di pancia, no? Oppure sì, un'agitazione, qualcosa che ci fa agitare in testa, ci fa aumentare il battito del cuore, ci fa sudare, ci fa andare in bagno, e quindi è evidente che non ci sono le due unità. Tu nella tua professione questa cosa sì, la tieni, è sempre ben presente, no? Quando lavori con un atleta che ti dice: ho le gambe sì, pesanti. Allora, io parlo di sistema corpo-mente innanzitutto, non si possono distinguere. E poi volevo fare un accenno alle emozioni. Noi alleniamo anche le emozioni. Spessissimo mi definisco un allenatore emozionale più che mentale, nel senso che l'emozione è il grande decisore. Quando scatta l'emozione puoi essere l'atleta più determinato, più deciso, più skillato, più allenato, ok? Scatta l'emozione e entri in una dimensione particolarissima che noi chiamiamo sequestro emozionale o cortocircuito emozionale, per cui si abbassa il potenziale elettrico della neocorteccia e tu addirittura non riesci più ad accedere alle tue memorie evocative positive, chiamiamole, ok? Quindi ti ricordi gli errori, vai in pensiero tunnel, cioè esclusivamente collegato con quello che ti preoccupa, con ciò che ti fa paura, con le tue memorie evocative relative alle sconfitte e soprattutto agli errori, perché una delle cose più importanti da allenare è la gestione dell'errore. Tutto questo diventa così importante perché prima ho citato le neuroscienze. Oggi la sequenza di parole che hai usato per descrivere quando un atleta inizia ad avere le gambe pesanti o sente
alcune espressioni del proprio corpo sono estremamente condizionate dall'iperattivazione del nervo vago. Il nervo vago è uno dei decimo nervo cranico e ha un impatto diretto e determinante su come noi gestiamo ciò che stiamo vivendo. Il nervo vago in questa fase storica è molto attivato. Noi veniamo dal lockdown, ok, e ce lo stiamo un po' dimenticando per certi versi, ma molti di noi sono ancora iperattivati dalle paure, dalle preoccupazioni, dai dolori provati durante il lockdown. E non è esattamente così semplice uscire da quel periodo, switchare e iniziare di nuovo a... Ecco, magari se durante il lockdown fossimo stati in grado di correre o di muoverci di più, probabilmente non avremmo avuto quel tipo di attivazione, perché l'attività fisica ha un potere straordinario. Comunque, tornando al nervo vago, quando è iperattivato si infiamma e quindi mi fa percepire molte delle cose che io normalmente gestisco con scioltezza come eccessive. E quindi gli do una chiave di lettura molto in zona problema e posso avere risposte molto fisiche, quindi bisogno di andare al bagno prima della gara o subito dopo della gara, in maniera importante, il battito cardiaco accelerato, praticamente si esprime da questa zona fin sotto tutte le viscere, stringendo intorno al cuore, intorno a tutti i nostri organi interni. Quindi il nervo vago è estremamente colpevolizzato rispetto a questo tipo di espressioni. Colpevolizzato, sto usando un termine non corretto minimamente, perché il nervo vago fa parte del nostro, della nostra risposta a un possibile pericolo, insieme allo psoas e insieme al nostro diaframma. Sono i tre distretti che ci aiutano a rispondere chiudendoci in posizione fetale rispetto a un pericolo. Ora, quando io sto correndo, non dovrei avere una sensazione di pericolo, ma se io inizio a pensare che potrei non resistere abbastanza, potrei non avere abbastanza energia, potrei cadere, potrei, aiuto, aiuto, sto facendo suonare tutti i miei campanelli. Ora io non vorrei entrare troppo nel tecnico, perché mi piace pensare di dare comunque strumenti già stamattina così al volo, però la base del mental coaching, secondo Alessandra Mattioni, è allenarsi a pensare a ciò che voglio, non a ciò che non voglio. Lo so che è un gioco di parole. No, beh, però assolutamente hai descritto quello che molti sbattono nel muro della maratona perché hanno paura di farlo. Non so. Sì, allora c'è un aspetto, ci sono due zone, ora senza entrare troppo, però vi spiego anche due zone simpatiche che noi tecnici, il grigio periacqueo edottale che chiamiamo grigio, ok, e l'insula, sono due zone che decidono se noi ce la facciamo o non ce la facciamo, e quindi poi dopo ci mettono in grado di sentire le gambe, non sentirle, averle, ok. E cos'è che controllano il grigio e l'insula? Non quanto abbiamo mangiato, non quanto abbiamo dormito, non quanto ci siamo allenati. Controllano se abbiamo le articolazioni libere e come stiamo respirando. Hanno queste due variabili. E in base a queste due variabili decidono se noi possiamo farcela o no. Pensate che roba. No, Alessandra, immagino questo... Tutto questo è la risposta a quello che abbiamo chiesto 30 anni fa, queste nozioni non c'erano, di conseguenza chissà che fatica che hanno fatto molti atleti per venire fuori da queste spalle bloccate, per dire insomma sì. Una cosa molto sì. Diretta e sì. Comprensibile, quando a volte ci dicono, l'allenatore ce lo dice, sei bloccato, hai le spalle bloccate, perché magari veniamo da una giornata di lavoro pesante, no? Che abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, l'amatore poi si ritrova il carico di lavoro sulle spalle. E certo. Questa cosa tu la approcci in modo diverso rispetto a un atleta singolo, rispetto a chi lavora in squadra? Cioè, la squadra entra in questa preparazione o tu lavori sempre sul singolo? Allora, lavoro con entrambe le situazioni. Perché? Perché ci sono dinamiche che vanno gestite insieme. Guardiamo, per esempio, la nazionale di pallavolo maschile, che ha fatto battere il cuore a molti. Nella semifinale sono stati fantastici nella gestione della dinamica di squadra.
ho anche pubblicato un post che diceva appunto che era l'Italia che ci piace, nel senso che erano capaci di rimanere on help, cioè in aiuto l'uno con l'altro, focalizzati su quello che volevano come gruppo, e quindi hanno creato veramente una prestazione da manuale. Nella finale questo non è accaduto. Perché? Perché si sono iperattivati al pericolo di perdere. È vero che sono molto giovani e che quindi hanno un entusiasmo, una sfrontatezza, che però quella sera non sono riusciti a tirar fuori. E chi è stato allenato da me, le persone con cui ho ragionato tra la semifinale e la finale, abbiamo ragionato proprio sul fatto che loro hanno un mental coach di squadra, ok? Quello che abbiamo visto nella finale però è stato che il singolo non è riuscito a mettersi in stato, nello stato dell'efficacia. Cioè erano più preoccupati delle battute di Leon, che effettivamente farebbero preoccupare molti, erano più preoccupati dell'errore e della possibile sconfitta, piuttosto che essere orientati, appunto quello che dicevo prima, più che pensare a quello che volevano, ok, pensavano a quello che non volevano, a ciò che li preoccupava, a ciò che erano terrorizzati da vivere. E questo si chiama profezia autoavverante, sì. Cioè te lo immagini, fatemi fare una battuta che chi ha allenato da me conosce bene, ti fai un filmato di un certo tipo, di una certa importanza, e cioè porca miseria, stiamo sotto di punteggio, stiamo ricevendo male, non sto battendo come dovrei, non attacco come dovrei, o non sto correndo come dovrei, ok? O sento il mio avversario, quello che mi preoccupa di più, che sta arrivando, mi faccio un film. Che tipo di film mi faccio? Chi lo mette il titolo su questo film? Chi decide la sceneggiatura? E il primo attore sono sempre io, però lì me lo dimentico. Lascio che le mie gestioni degli errori antichi, delle mie sconfitte antiche o le mie preoccupazioni abbiano il sopravvento. E spesso faccio dei film che mi fanno vincere l'Oscar. Ma un Oscar particolare, l'Oscar del film horror, ok? Ricordandoci che oltre ad essere i primi attori, siamo anche i finanziatori di questo film, cioè ci alleniamo tanto, ci sacrifichiamo tanto, ci dedichiamo tanto al progetto, creiamo dei film diversi. Ora sarete d'accordo con me che un conto è ragionarne così in video seduti e un conto quando sei in gara che hai la preoccupazione, certo, di non riuscire a fare quello che vorresti fare. Ecco, questa parte si può allenare. La buonissima notizia di oggi è proprio questo, che questa parte si può allenare. Si può allenare il focus attentivo, ma soprattutto si possono allenare le emozioni, che hanno una velocità straordinaria, ragazzi. Non ce la fai, se alleni solo la mente, non ce la fai a fermare la paura di non riuscire. Sì, Alessandra, però a volte c'è anche l'avversario che è molto più forte. Certamente, certamente. Guarda, mi fai venire in mente un atleta. La settimana scorsa mi ha chiamato dall'Olanda a CrossFit. Eravamo al nostro terzo allenamento e mi ha fatto una battuta. Ha detto, non avrei mai pensato che un mental coach, invece di dirmi vai, 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 spingi, vinci, 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 mi facesse ragionare su quanto posso ottenere dalla mia prestazione. Lui è un atleta molto potente, molto talentuoso, però sono pochi anni che si dedica a questo nuovo sport, ha cambiato completamente sport, viene un campione che viene da un altro sport e rimane malissimo perché non vince. E mi ha chiamato perché però a metà della prestazione molla, perché ha quest'idea di dover vincere. Io devo ragionare prima su degli obiettivi ben formati, cioè cosa mi posso chiedere, cosa posso ottenere nella più rosea delle aspettative. Tra l'altro c'è un piccolo trucco quando il mental coach aiuta gli atleti, cioè li aiuta a creare un obiettivo di massima, un obiettivo di minima, e per obiettivo di minima si intende ciò sotto il quale io non voglio assolutamente scendere, ok? L'obiettivo di massima invece è nelle più rosee delle aspettative, delle situazioni, cosa mi farebbe cantare il cuore ottenere, cosa mi farebbe sentire veramente entusiasta aver realizzato. Se io sto facendo una gara contro un atleta molto più forte di me, pensare alla prestazione top potrebbe aiutarmi. Attenzione, perché a volte andiamo in un'esigenza di perfezione che è lontana dai nostri standard.
Okay. Quindi come vedo che l'altro mi va un po' avanti o sta avendo un'espressione nel nuoto, nella corsa, nella pallavolo maggiore della mia, io inizio a rendermi conto che mi sto allontanando dalla perfezione, che è una parola che nella prestazione difficilmente aiuta. Mi sto allontanando dalla perfezione e quindi c'è il rischio che io inizi a pensare di mollare. Se invece io ho un obiettivo sulla mia prestazione personale, mi dedico totalmente al massimo della mia espressione, che so, oggi in gara, approfittando di tutte le spinte maggiori che mi dà la gara, ok, rispetto all'allenamento, qual è il massimo dei risultati? E questo secondo me, ragazzi, certo. c'è anche un segreto. Va confrontato sempre con il tecnico. Sì. Sempre. Brava. Sempre. D'accordo. Bravo mental coach, non lavora in autonomia. Lavora con il tecnico, stavo per dire in tandem, ma di solito sta due passi dietro il tecnico, ragazzi. Perché è il tecnico che conosce le potenzialità dell'atleta. È il tecnico al quale l'atleta può dire, ok, ma io in questa stagione, al massimo della mia espressione, se do tutta l'anima in allenamento, in preparazione, in gara, cosa posso raggiungere? Il tecnico sa dire se puoi oggi vincere, puoi non vincere, puoi spingere moltissimo. Una volta che ha dato quei parametri, di solito il tecnico lo dice al mental coach. Il mental coach aiuta l'atleta a organizzarsi in un modo giusto per lui, sempre tenendo conto della transagonistica, che magari c'è quella giornata che veramente entri in quella dimensione meravigliosa, fantastica, che ci porta ad esprimerci a volte 4 volte maggiormente rispetto a un'espressione standard, per cui fai il miracolo, fai la cosa che tutti ci auguriamo o a cui aspiriamo, tenendo presente che se non accade quello, non è che se ti passa il warm della situazione, certo, tu molli, io non, Marco, oggi tocca fargli una domanda scomoda ad Alessandra, ma quindi con tutti i tecnici vai d'amore, d'accordo? Accettano tu o comunque il ruolo del mental coach facilmente? Allora, d'amore e d'accordo io sì, con i tecnici vado d'amore e d'accordo. A volte, allora, io vado d'amore e d'accordo in generale con un po' tutti gli staff, con tutte le figure, perché sono molto rispettosa e mi rendo conto che molte volte non si sa cos'è l'allenamento mentale, quindi io sto sempre un pochino indietro, un pochino in attesa che gli altri mi chiedano. Spessissimo dimostro prima con i fatti e poi dopo vengono e mi dicono, ma si può fare anche questo, si può fare anche quest'altro. Io ho degli allenatori che mi affidano atleti, squadre in toto, cioè mi dicono fai tu perché sanno che il mio ruolo è molto contenuto, nel senso che io mi occupo di una cosa preziosissima che sono le emozioni dell'atleta, ma io non posso prendere un ragazzo dalla strada, un atleta, una persona così, e dirgli vieni qua che ti aiuto io, diventiamo i campioni della situazione. Se non c'è il tecnico, sì, l'allenamento mentale può tanto, però ragazzi, veramente qui stiamo parlando di miracoli. Se non c'è la parte tecnica, se non c'è una parte misurata, strutturata, come si fa? Sì, Marco. Sì, no, pensavo al lavoro che hai fatto sulla marciatrice la Palmisano. Lì si veniva da un problema importante, no? Che lei con cui ha convissuto. Su cosa hai agito? Allora, Antonella l'ho allenata qualche anno fa, non in questa fase. Antonella abbiamo allenato prima delle Olimpiadi, prima del Mondiale. In una fase sperimentale con il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, ho allenato degli atleti della Guardia di Finanza, abbiamo fatto un lavoro molto particolare, hanno scoperto il potere delle emozioni, hanno scoperto il potere del focus, la differenza tra stare su ciò che vuoi e ciò che non vuoi, perché soprattutto atleti come lei, come Fortunato, che fanno sport dove hai tantissimo tempo per pensare. Gli sport di endurance, ragazzi, sono quelli secondo me che possono veramente beneficiare in maniera fantastica dell'allenamento mentale ed emozionale, perché in una gara di 100 metri, ragazzi, c'è poco tempo per pensare, veramente, è tutto istinto. E in 23 chilometri, 22, 25, 50, certo,
hai tanto di quel tempo, che se non hai allenato la tua capacità di stare veramente in emozioni funzionali, di continuare a nutrirti di ciò che vuoi, di ciò che desideri, delle emozioni che vivrai quando sarai arrivata all'arrivo, ma soprattutto delle emozioni che stai vivendo in quel momento, dove magari ti sta superando il tuo avversario storico, avere la capacità di rimanere calmo, sereno, emozioni armonizzate e continuare a fare il tuo gioco. E un'altra storia complicata, se vogliamo definirla così, che però si sta risolvendo benissimo, perché lo vediamo, a parte l'argento mondiale, ma poi lo vediamo continuare a lanciare benissimo, è quella di Leonardo Fabbri, che ha avuto degli anni difficili e poi quest'anno è rifiorito. Eh sì, Leonardo mi è stato affidato prima delle Olimpiadi di Tokyo. Leonardo veniva da un Covid severissimo, dove aveva avuto addirittura problemi di disesecuzione, problemi di nebbia cognitiva. Erano le code lunghe del suo Covid che aveva preso in Sudafrica, e quindi aveva tanto dolore perché il suo corpo non rispondeva, perché non riusciva a rimanere focalizzato su ciò che voleva. È andato in crisi tante volte, però siamo riusciti a superare in maniera fantastica quel periodo, mantenendo un buon rapporto con tutte le figure che anche, dovete sapere che quando un atleta non esprime quello che allena, non sempre si riesce a stare calmi, sempre tranquilli, anche le famiglie, anche i tecnici, no? Non è stato questo il caso di Leo, però da fuori i tifosi, no? Che vedono un campione che li ha fatti sempre sognare, che in quel periodo non sta riuscendo per come vorrebbe, cominciano a pensare che non sia più motivato, che non c'entra nulla. Io quando avrò tempo finirò il mio libro, il cui sottotitolo probabilmente sarà "Non è una questione di motivazione". Non è proprio solo motivazione, ragazzi. Uno può essere, anzi, più sei motivato, più provi dolore per non riuscire a fare quello per cui ti sei preparato, ti sei sacrificato per tanti anni. E riuscire a mantenere la volontà, la quotidianità, i sacrifici di allenarti tutti i giorni e continuare ad andare in gara. Io ricordo una sua frase, ha detto: "Mi tiro il peso sui piedi. Come posso pensare di fare le grandi cose?" Ok? Eppure è stato grandioso. Come c'è riuscito? È stato fantastico. C'è riuscito allenando, abbiamo allenato tantissimo, tantissimo, tantissimo. Dopo le prime e dopo le Olimpiadi. Lui è andato in Sudafrica a continuare a fare la sua preparazione, perché durante l'inverno vanno in Sudafrica. E è stato veramente, veramente, veramente un grande a proseguire nel suo progetto, ad avere fiducia nel percorso, fiducia nel suo tecnico, fiducia in quello che gli veniva proposto, comunque, e oggi ne sta godendo appieno i frutti. E io veramente mi bravi, tanto, anzi, quando vedo quei risultati. Sai, io faccio un piccolo passo indietro, tornando alle generazioni di quelli che saranno i campioni, no? Sono padre di due adolescenti che, insomma, vivono nella fase tra 17 e 20 anni in cui si vive la fuga della fatica, no? Lo dicono spesso le scuole d'atletica, ma non solo, le piscine, i campi di allenamento. Come si fa a far capire a un ragazzo che è una fase e che poi passerà? Allora, innanzitutto gli adolescenti devono ancora strutturare la timeline, nel senso che è mentale, ok, quella interiore. Se tu chiedi a un adolescente di imparare a studiare l'inglese, faccio un esempio, una metafora, che ecco, questo è molto da mental coach, gli dici "studia l'inglese che potrai fare il lavoro dei tuoi sogni, potrai, non ha ancora così strutturata relazione tra il sacrificio attuale e il beneficio futuro. Bisogna dargli degli step molto molto immediati, non ce la fa proprio a proiettarla sulla linea del tempo. Quindi se io dico a mio figlio "studia inglese", glielo dirò per stasera quando incontri le ragazze, le turiste, potrai fare il figo stasera, non quando andrai a fare il lavoro dei tuoi sogni, quando andrai in vacanza fra 3 anni. E allora sono... Mia nonna, grande mental coach, diceva: "Chi ha più testa la deve usare", cioè noi dobbiamo sapere come ragionare con
i ragazzi, dobbiamo proporgli dei progetti che siano molto 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 sul loro modo di organizzarsi mentalmente ed emozionalmente. È difficilissimo per un ragazzo vedere i propri compagni d'estate andare a fare tardi, andare in discoteca, e io ho appena avuto uno che ha fatto il mondiale di nuoto, e lui dover dire sempre no. Bisogna capire anche quando è giusto o quando non lo è difficilissimo. Forse non lo è, o forse lo è, tutti e due insieme. L'altro giorno a una mamma ho detto, che mi diceva, l'allenatore mi dice, cioè è andato con la Vespa con gli amici. Cioè, però l'allenatore mi ricorda, io sono ansiosa, mi ricorda che non si deve fare male. Dico, che facciamo ragazzi? Lo teniamo sotto una campana di vetro, poi lo mandiamo a fare il mondiale, poi dopo quando ritorna lo rimettiamo sotto una campana di vetro, e questo quando vive? Certo. Quando campa? Io ho atleti, la maggior parte dei miei atleti sono stati in nazionale dalle giovanili, e molti di loro mi dicono non sono mai stato al mare. Comunque ho fatto il mare una settimana nella mia vita, a 24 anni me lo dicono. È dura ragazzi, è dura. Poi magari il successo, poi dopo te la godi, poi ok, magari essere un pochino più in seconda posizione, cioè al posto suo, cosa vorrei? Se io fossi lui, no? Da parte dell'allenatore, da parte del genitore, cosa mi piacerebbe? Certamente mediare, perché se va sempre al mare o se esce tardi la sera, poi dopo non ottiene i grandi risultati, certamente. Però essere anche un po' comprensivi, dargli due bonus a settimana, che ne so, un qualcosa che aiuti l'atleta a vivere serenamente. Ecco, questo mi piace pensare, che il mental coach può aiutare l'atleta a godere pienamente a 360 gradi del suo sport. Questo è bello. Questo è bello. Senti, Alessandra, abbiamo parlato e qua e là hai dato anche già dei consigli ai runner, però prima hai accennato alla cosa più complicata e più importante, la gestione dell'errore. Oggi si fa un gran parlare della cultura del fallimento, no? Tutti quei modi, anche queste forse un po', dopo un po' diventano una moda, però sicuramente hanno un fondo di verità. Tanti campioni hanno fallito molto per riuscire ad arrivare a grandi risultati. Tu, in questo caso non nell'atleta, ma tu hai avuto dei fallimenti con degli atleti, e se sì, come li hai gestiti? Tutti credo che debbano passare il momento del fallimento. Leggevo ieri una bellissima frase di Khalil Gibran: devi aver toccato le tenebre per poter apprezzare la luce. Molto della capacità empatica del mental coach nasce proprio dal partire dai suoi fallimenti. Io ne parlo spesso con i miei atleti. Siamo umani, siamo perfetti, ma siamo anche umani, non ci danno il libretto delle istruzioni. Spessissimo sbagliamo, è proprio come reagiamo all'errore che fa la differenza. Quello che secondo me caratterizza un grande campione è proprio questo. Attenzione però, c'è un aspetto importante: la gestione dell'errore non è strutturata da adulto, nasce dall'infanzia. Già. La capacità di reagire all'errore nasce dagli stimoli che ci danno le figure di riferimento. Io spessissimo, quando alleno le giovanili, alleno molti allenatori, con molti tecnici tra i miei clienti, li invito a fare una roba fighissima, che è la giornata dell'errore. Cioè, vince chi sbaglia. Oggi vince chi sbaglia di più. I ragazzini si divertono da matti. Ma nasce una percezione completamente diversa di quando sbaglio. Sapete chi fa tantissima fatica? Gli allenatori. Sì. Gli allenatori, ma non perché sono cattivi, per l'istinto, per l'abitudine, per i processi mentali che... Ragazzi, le abitudini, è un allenamento. Se io sono allenato a sottolinearti l'errore, quella giornata, per te che sei giovane, divertimento, per me è una fatica incredibile. Già. Oltretutto l'allenamento mentale, più si è giovani è più efficace. Perché? Perché i percorsi neurali sono poco strutturati. Per un atleta di 24 anni rispetto a un atleta di 30 anni, rispetto a un atleta di 16 o di 10 anni, è tutto un altro
tempi e intensità completamente diverse, ok? Io personalmente utilizzo una tecnica per la gestione dell'errore, perché si deve andare a lavorare sul significato che tu dai all'errore, che non è una cosa cognitiva, è una cosa emozionale. La Lucangeli parla di warm cognition, ok? Cioè, se io apprendo, e per apprendimento lei parla di scuola, io vi parlo del gesto atletico, ok? Con ansia, con paura, ok? Quando vado a esprimere di nuovo quel gesto atletico, in certi momenti, non sempre sempre, in certi momenti, in certi contesti, insieme al mio gesto atletico, riemerge l'emozione con cui l'ho appreso. Voi capite che quando i bambini sbagliano, quali genitori, me per prima, sono stati in grado di dire dai, su, hai visto che così non funziona, trova altri modi per farla questa cosa. Questa è una buona gestione dell'errore. L'errore è esperienza, non si può imparare, non si può migliorare se non si fa errore. L'errore può diventare addirittura un amico. Più ne faccio in certi contesti e nelle giovanili, e meno mi sentirò in difetto o nel problema quando li faccio da adulto. Però pochissimi di noi hanno avuto questo tipo di accoglienza quando hanno sbagliato. Ok? E queste cose te le porti dietro, soprattutto in momenti dove vorresti dare il meglio di te, cioè nelle gare importanti, nelle gare a cui dai un significato notevole. Allora bisogna avere degli strumenti estremamente potenti, estremamente efficaci. Io ne uso uno che è certificato TÜV, certificato ISO, e quindi aiuti molto velocemente, molto, in maniera molto chirurgica. Dici qual è? Il WingWave. Dici qual è? WingWave, come funziona? Una tecnica tedesca molto 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 collegata col mondo della ricerca scientifica. Molte delle ricerche che vengono svolte sugli atleti vengono fatte con l'egida del WingWave. Ora siamo quasi chirurgici quando siamo il WingWave. Addirittura l'atleta ottiene dei benefici che alcune volte allena da solo, perché diamo anche delle possibilità di autocoaching. Riesci a descrivercelo, okay, in un minuto? Beh sì, essenzialmente utilizza tre ambiti. Uno è un ambito potentissimo che usiamo tutti la notte quando dormiamo, la fase REM. Nella fase REM noi andiamo a fare degli stimoli bilaterali degli emisferi attraverso il movimento degli occhi, per dirla molto più semplicemente, quando sogniamo. Che cos'è che facciamo quando sogniamo la notte? Nelle fasi profondissime del sonno, ok, andiamo in fase REM. Rapid eye movement, cioè gli occhi si spostano da una parte all'altra, da una parte all'altra, lo facciamo tutti, tutte le notti. Solo che magari abbiamo vissuto delle emozioni così importanti in certi momenti della nostra vita che non è stata sufficiente fare la fase REM quella notte. E soprattutto quando eravamo bambini, tante delle cose che abbiamo vissuto, anche se i grandi avevano le migliori delle intenzioni, ok? Magari noi le abbiamo vissute come dei veri e propri, permettetemi il termine, traumi. Ma per trauma si intende anche, che so, un tempo si lasciavano i bambini all'asilo e alle mamme veniva detto zitta, non ti far vedere e vai via, ok? Oggi si sa che il bambino deve vedere la mamma, deve piangere perché la mamma va via e la mamma gli deve dire guarda, fra 2 ore, 3 ore, 5 ore, quello che è il tempo che può capire il bambino, sarò di nuovo qui. Quello diventa una forza per il bambino, anche se piange quando la mamma va via. Un tempo si faceva così perché si pensava che non farlo piangere era meglio, no? Immaginate il bambino che si girava e non trovava più la mamma, così all'improvviso. Sto facendo l'inserimento di mio figlio in questi giorni all'asilo, quindi. mia moglie lo sta facendo. Appunto. Ok, oggi si sa che non si deve sparire, perché il bambino dice, oddio, è qui, le mie certezze dove sono? Mamma e papà spariscono e io nel mondo cosa faccio? Ricordiamoci che noi siamo un piccolo branco quando siamo piccoli, quindi essere rifiutati in qualche modo, essere allontanati perché non facciamo le cose giuste, no? Quando il bambino piange, zitto non devi piangere, quello sente quell'emozione lì, come fa a non sentirla? Deve esprimerla, la rabbia va espressa. L'altro giorno ho detto a una mamma, digli ti capisco.
anzi a un papà, ora non ricordo esattamente cosa mi ha detto questo papà, mi chiedeva un allenamento urgente prima di una partita, ho detto vabbè, chiederò a uno dei miei ragazzi se possono farlo, perché era il giorno dopo, prima della partita. Dico, mi raccomando una cosa, questo è un regalo che ti faccio io, evita di dirgli divertiti. E lui mi fa, come? È quello che ci stiamo imponendo io e mia moglie? Dico, sì. Allora, immagina tuo figlio che sta lì disperato, si blocca, ha cambiato squadra, è passato da una squadra importante a un'altra squadra, si blocca, è passato a quest'altra squadra perché non riesce a giocare, non capisce, non sa cosa gli succede, lui in allenamento è fantastico, però va in partita e si blocca, arriva mamma e papà, gli dicono, mi raccomando però, divertiti. E lui mi ha detto, oddio, che cosa gli devo dire? Digli, ti capisco, non so come gestirla questa cosa, perché il problema è quello. Che tu vedi tuo figlio che sta male, o il tuo atleta, perché tu sei l'allenatore, ok? E non sai come aiutarlo a gestire quella cosa che gli sta accadendo, e allora cerchi in qualche modo di aiutarlo, e a volte si fa più danno cercando, perché l'intenzione è buonissima, ma magari il risultato molto meno. Digli, prendila leggera, che prendi la leggera, sto morendo. Prima avete parlato di... Cioè, non mi entra l'aria, mi si blocca, mi si chiude la gola, non sento le gambe, divertiti. Divertiti vuol dire che neanche non sono ok neanche per mia mamma, per mio papà, per il mio allenatore. Certo. Quindi non funziona proprio. Una delle cose più belle che ci dicono gli atleti è mi fai fare pace con me stesso. Mi fai fare pace perché capisco perché succede, e poi dobbiamo allenare il fatto di evitare che succeda. E comunque il Wing Wave utilizza la fase REM per riorganizzare la memoria, ok, di quell'emozione, senza fare striptease emotivo. Una cosa bellissima del mental coaching è questa, che l'atleta non ci deve dire all'asilo la maestra mi ha detto questo, o l'allenatore delle giovanili non mi ha fatto giocare, o non mi ha fatto correre, o quando ho sbagliato sono caduto mi ha detto così. Non ci dice assolutamente niente. Lavoriamo sulle emozioni. Io gli chiedo, ok, nella prossima gara qual è l'emozione che vorresti avere e qual è l'emozione che potrebbe toglierti più risorse, e lavoriamo quell'emozione lì, la lavoriamo con la fase REM diurna unita alla linguistica di precisione, ok, con l'uso delle parole. Le parole sono potentissime, le parole sono performanti, le parole creano mondi nella nostra mente, e noi le usiamo con troppa superficialità, non ne conosciamo il potere, ok? L'altro aspetto è un test simile al test miostatico, che aiuta l'atleta a capire qual è l'emozione che gli toglie più risorse o meno. Queste tre variabili creano il Wing Wave, che è una tecnica estremamente potente che viene insegnata nella scuola tedesca per i mental coach, in Italia dal Centro Italiano Wing Wave, dove io insegno. Bene. Allora, a questo punto, vista che la tecnica è tedesca, ti è mai capitato di avere davanti, tra virgolette, un tedesco o un muro, un atleta per cui tu dici non c'è tecnica? Voglio dire, ti sei mai arrisa davanti a un muro di gomma che proprio non si fa penetrare? Una mente di quelle che proprio hai dovuto alzare le braccia? Ma guarda, se posso essere sincera, no. Ma noi siamo contenti, eh? Magari non sono riuscita ad aiutare totalmente per quelli che erano gli obiettivi comuni. Però comunque sono cose molto pratiche, ecco, quello che vorrei trasmettere nonostante siamo online, sono cose molto molto pratiche, cioè l'atleta con il mental coach ha una cassetta pronto soccorso prestazione a disposizione, quegli strumenti che può usare durante la prestazione sono semplici, sono veloci, perché abbiamo detto che ci sono gare dove veramente hai pochissimo tempo per fare, per cambiare, vanno allenati prima. C'è l'allenamento fuori della gara e ci sono poi i trucchi, gli strumenti, gli escamotage da avere in gara. Magari non abbiamo ottenuto tutto quello per cui ci eravamo dati gli obiettivi, perché spesso gli atleti, ecco, una cosa che capita è questa, fa ridere. La prima volta che si allenano cambia la prestazione, perché scoprono proprio che... pensare, oddio cado, oddio non ce la faccio, oddio posso fare questo, tutto fa tranne che aiutarli. Quando fanno così, creano il famosissimo film da prestazione, che viene chiamata spesso in modo molto colorito, ok?
Già soltanto fermarsi, respirare e pensare ma io cosa voglio, e metterci un bel ma, che è una parola potentissima, che è un avversativo. Certo. Cioè sto pensando che non ce la faccio, ma io cosa voglio? E pensare a cosa vuoi, pensare al motivo per cui hai veramente dedicato tanto del tuo tempo, a come ti sentiresti quando l'avrai ottenuto. Ok, già nella prima prestazione gli atleti scoprono un mondo diverso. Alcuni dicono fighissimo, ho risolto tutti i problemi. Invece la strada è lunga. E non continuare ad allenarsi. Invece, purtroppo, ragazzi, certo, non ce l'ho qui, ma ho una collezione là dietro. La mia potentissima bacchetta magica, ce n'ho una collezione, non è magia. L'allenamento mentale è allenamento. Lo dice la parola. Alessandra, grazie mille. Noi avremo altre mille domande. Magari ti richiamiamo per un'altra puntata. E bellissimo, e poi inizia la tua preparazione verso Europei e Olimpiadi per quanto riguarda l'atletica, ma poi segui tutti gli sport. Sì. Marco, la sì, ringraziamo tantissimo, sì, e la richiamiamo sicuramente, no? Volentieri, ragazzi. Volentieri. Grazie mille. Buon allenamento a tutti, allora. Ciao Alessandra, grazie.